Salve a tutti, mi chiederete che ci faccio qua dentro, cioè sottoterra. E adesso ve lo spiego. Allora, prima di tutto usciamo così capirete dove mi trovo. Come vedete, ho costruito un cerchio di fuoco con la pietra degli inferi per proteggermi da mob. E funziona anche con gli Enderman. I zombie stanno venendo e vanno a fuoco, così io sono al sicuro sottoterra mentre questi deficienti si ammazzano come coglioni. Allora, qui dove mi trovano? Beh, è facile a dirsi. Scusate un attimo che mi sto incastrando. Io la scala. Vabbè. Questo è un creeper, aspettate un attimo. Ecco, stanno la foto e ora lo ammazzo. Ok. Dicevo, non sono all'inferno, questo è evidente. E non sono nemmeno vicino al mio castello. Dove sono? Sono in una zona piena i deficienti, purtroppo. Allora, io mi ero dimenticato, a furia di costruire il castello e di andare all'inferno, mi ero dimenticato un poco di esplorare. Per cui ho viaggiato quasi tutta un giorno e tutta una notte. Aspettate che ci sono questi deficienti che non mi fanno fare niente. Aspettate un attimo, fatemi almeno sterminare questi stronzi e poi ne riparliamo, ok? Vieni, bello, passa attraverso le fiamme, fatti arrosto e poi crepa. Allora, ci sta ancora qualche rompicoglione? Qui non credo. Ok, state calando la luna, quindi fra poco viene il sole, quindi leviamoci dai coglioni questi due stronzi. Avete visto? Ho migliorato molto la mia precisione con l'arco. Come si dice, per poter imparare a usare una cosa devi farla spesso. La pratica rende perfetti. E adesso praticamente con l'arco e frecce sono diventato abbastanza bravo. Per colpire le cose, i mob a distanza, prima si spara un tiro per calibrare e poi si fa il tiro successivo che colpisce. Un procedimento molto semplice. Naturalmente, per uccidere gli Enderman, devi avvicinarti senza guardarli e gambizzarli. E grazie alla mia spada infuocata, anche loro non sono più un problema. E adesso eliminiamo i cazzoni verdi. Becco. Non sono un cecchino, però me la cavo abbastanza bene. Andiamo a recuperare questa freccia perché le frecce non ne ho molte. Allora, mentre taglio legno, vi spiego quello che è successo. Mi sono reso conto che da quando sono stato all'inferno e costruì il mio castello, io questa zona non l'ho esplorata. Per cui mi sono diretto verso nord e a furia di camminare ho trovato le pecore. Quindi adesso mi posso fare il letto. Che culo, tre pecore. E ci sono le mucche.
Ho trovato le vacche. Ci sono vacche qui. Questo significa che non devo più andarmene sulle altre isole per le vacche. Il problema è un'altra cosa, come le porto a casa? Sì, ma perché le devo portare a casa? Sto esplorando, mi costruisco una fattoria qui. Quando la sala di casa l'ho illuminata con i miei piastri, posso tornare a casa quando voglio. Allora facciamo una cosa, metto veloce il taglio del legno e vi spiego quello che è successo con calma. Allora, sono in questa zona perché volevo esplorarla e ho trovato questa immensa foresta di pini e anche di pecore, ci sono mucche. Quindi il mio progetto adesso è questo. Mi costruisco delle staccionate, abbastanza velocemente spero, e forse no, meglio. E visto che qua ci sono mucche e pecore, e probabilmente ci saranno anche maiali e galline, il mio progetto è questo. Mi costruisco dei recinti per poter ospitare le pecore e le mucche che catturo. Dopodiché potrei utilizzare la zona per fare una fattoria. Cominciare ad allevare mucche e pecore e avere una discreta quantità di carne, pelle e potrei finalmente completarmi la libreria della mia torre. Ora sono i cancelli. Ah, già ce l'avevo. Ma vabbè, non me ne ero accorto. Dopo che ho iniziato un intenso allevamento massiccio di mucche e di pecore, avrò lana per tutti i letti che voglio. Avrò carne per tutti i miei utilizzi, però mi serve il grano. Però per il grano mi serve anche una zappa. Non ho pietra, maledizione. Vabbè, farò una zappa di legno. E utilizzerò le ossa dello scheletro che ho segato e fa crescere velocemente questo grano e fa diventare spighe. Così avrò sufficiente spighe di grano per poter attirare sia le pecore che le vacche. Vediamo un po' cosa riesco a portarle subito. Esaminiamo. Poi mi dovrò fare delle coltivazioni migliori. Ma sono tutti progetti. Allora, prima di tutto cerchiamo di trovare quelle pecore che ho visto prima. Stavano in questa zona qua. Eccole una. Vieni bella, ti porto a casa. Cioè, sono stato quasi un anno senza trovare pecore. E invece che faccio? Cammino per un giorno, mi costruisco un buco sottoterra. E vicino a questa foresta di abeti trovo le pecore e trovo le vacche. Mi sarei potuto risparmiare tutti questi viaggi per mare per cercare, per allevare, eccetera. E invece saranno due passi. Ora capisco perché in Minecraft è importante l'esplorazione come crafting. Se avessi esplorato prima, probabilmente mi sarei risparmiato tutti quei viaggi per mare e di crearmi una farm sull'isola. Invece adesso, con calma, mi farò una farm sulla terraferma. Vieni bella qui, rimani qua, non ti muovere. Fammi uscire. E adesso ti vado a prendere Adamo. Così dopo mangerete e genererete Caino, Abele e tutta la Sagra Famiglia. Vieni, vieni, forza, forza, vieni. Dai, che ci sta un bel montone che ti vuole ingroppare. Però, ho avuto fortuna in questo episodio. Ma sicuramente nei prossimi giorni dovrò lavorare come un negro.
Finalmente un po' di fortuna anche per il bastardo. Ok, vi saluto. La prossima volta ci divertiamo.